pensiero volare qua, ho quasi paura che si perda. Amici e amiche del titolo TV, benvenuti per un nuovo approfondimento giornalistico, la rubrica delle interviste. Oggi abbiamo nostro gradito ospite Emily Spada, un cantante di Imola. A Imola non ci sono solo, non rombano solo i motori, ma rombano anche le chitarre. Ciao Emily, benvenuto in trasmissione. Ciao Donato, grazie, hai detto benissimo. Tra l'altro io abito sul circuito, quindi facciamo a gara, capito? Cioè quando io alzo il volume degli amplificatori, facciamo a gara con quelli che mi passano sulla curva, capito? Esatto. No, a chi la spara più alta, perché poi comunque tu fai anche un bel gruncio, cioè fai rock, e quindi di conseguenza che va in contrapposizione con quello che è poi il rombo della Formula 1, no? Sì, diciamo che ho diverse anime a livello musicale, però dal vivo sono, come hai detto tu, sono più puntato a fare il rocchettaro, cioè comunque avere volumi delle chitarre, degli strumenti alti, perché insomma diciamo che anche il modo in cui io mi approccio con il pubblico è abbastanza eloquente e carico, e perciò dai, anche gli strumenti devono un po' prendere quello che è il personaggio, diciamo. Ah beh, certo, perché vorrei vedere se fai del rock magari con un flauto di panna, no? o sei già trotal, o se no niente. Okay, allora, la natura di questa intervista è perché noi ti abbiamo conosciuto e ti abbiamo intervistato con Marco Bellina e con Savio Russo negli studi di TV Emilia. Abbiamo parlato un po' del più e del meno di quello che hai fatto in passato, di quello che stai lavorando, ma c'è un ma, mi ha incuriosito personalmente, ed è poi la natura prioritaria di questa intervista, la tua ultima frase, progetti per il futuro, musica classica. Se ce ne vuoi parlare... Niente, diciamo, ma certo, cioè, nel senso, ho fatto musica classica per un motivo, perché siccome io sono una persona molto curiosa e penso che tutto quello che è arte e spettacolo sia legato alla curiosità, cioè chi secondo me crea delle cose innovative è una persona che ha curiosità, quindi si approccia anche a cose che non ha mai saputo. Io cosa ho fatto nella mia vita? Ho sempre affrontato la musica in modo da autodidatta. Quindi ho affrontato più che altro quello che è la musica che si esegue ora, cioè all'attualità, nella contemporaneità, che è il pop, che è il rock. Cioè. Poi dopo tu arrivi facendo pop e rock, che comunque hanno un loro schema, un loro modo di essere portate sul palco, arrivi a un punto che comunque gli schemi sono quelli, no? Cioè. E quindi arrivi e dici, ascolta, ma io devo trovare anche qualcos'altro per ampliare il bagaglio culturale musicale che fa parte di me. Da lì mi sono avvicinato, come ho detto in chiusura, alla musica classica, unendo questa cosa qui al discorso che, perché musica classica poi la gente nell'idea comune della musica classica non si sa bene quant'è il range, ma parliamo di un migliaio di anni, cioè parliamo dal nono secolo alla contemporaneità, quindi dal in realtà minuetto, ci sono dal minuetto a Verdi c'è parecchia roba, no? Ce ne sono, cioè, capito? Non è che è solo Mozart, Beethoven, Haydn, è solo il periodo classico chiuso lì, cioè nel senso ce ne sono anche altri di compositori. Quindi, sai, questa cosa qui unita alla voglia comunque di creare nuova musica mi ha portato nuove composizioni, perché io sono, come abbiamo detto anche in trasmissione, mi butto su qualsiasi cosa, dalla lettura dei fumetti ai libri, di unire il tutto con
appunto la musica classica, quindi chissà cosa verrà fuori. Restate collegate, come si dice. Noi siamo curiosissimi. Io ti faccio una domanda proprio sull'autodidatta. Dimmi. No, allora, è giusto studiare perché ti dà una formazione, ma il fatto di essere autodidatta, secondo te, è un modo anche per non venirti a dire come sono le regole del gioco e quindi scoprendole di volta in volta ha più fascino? Dunque, qui direi, cioè, da un certo punto di vista direi proprio di sì, ovvero qual è il bello? Che mi ricollego al discorso della classica, quindi sì. Arrivare alla classica dopo aver fatto musica appunto pop o rock, secondo me ti dà un punto di vista molto più positivo. Adesso prendiamolo fra virgolette, sì, beh, certo. Positivo per quale motivo? Perché comunque lo studio della musica classica partendo fin da piccolo ti, diciamo, relega comunque a un'ideologia che è chiusa in degli schemi, sì, in una struttura. E partendo invece al contrario, cioè partendo da quello che non ha struttura, quindi parti un po', come abbiamo detto prima, appunto dall'idea dell'autodidatta che si crea le sue regole, arrivare il dopo alla musica classica secondo me ti dà un quid in più, quel qualcosina che ti permette di capire comunque che sì, la musica ha le sue regole ed è naturale che venga scritta su queste regole, ma che senza la fantasia, senza nulla togliere, rimani un esecutore, no? Adesso non so se mi sono spiegato, senza voler offendere nessuno, però secondo me quello ti dà quel qualcosino in più che ti dà la possibilità di creare, e per me il creare è la base di tutto, insomma. Guarda, io l'ho vissuto sulla mia pelle, no? Io ho fatto arte grafica, pubblicitaria e fotografia, poi ho iniziato a scrivere delle poesie senza mai saper, ho iniziato a scrivere, mi sono immaginato la mia prima mostra. Prima ancora di realizzarla me la sono immaginata, quindi vedevo dei fogli bianchi con delle patacche nere in una stanza di una galleria, e mi è venuta una tristezza, ho detto madonna, ma neanche io entrerei a guardarle, le ho scritte io. Ho iniziato a unire il collage, quindi immagini attinenti alla tematica affrontata durante gli scritti che elaboravo, fino ad arrivare a un certo punto. Il premio 1999 Leonardo da Vinci, mi presento a Roma, mi guarda la giuria, comincia a sfogliare questi elaborati, perché io ero in A4, poi facevo le fotocopie in A3 per dare una parvenza di quadro. Lo guarda 5-6 volte, il professor Giancarlo Alù mi dice: guardi, io sono stato anche conferenziere del Vaticano, ho anche diretto dei musei, ma lei, Bianco, che arte fa? E io, ma sinceramente, professore, io pensavo che me lo deste voi la spiegazione. Morale, in tutte le varie sezioni hanno annunciato che aprivano una nuova sezione perché non sapevano dove collocarmi, e hanno aperto la poesia visiva. La gente mormorata dice: ma cos'è sta poesia visiva? Da lì poi è successo tutto quello, e lì fa parte anche della parte autodidatta, perché io sinceramente lo scoprire, io venivo da una struttura ben, come hai detto tu, ben preconfezionata della scuola d'arte, no? La grafica e la pubblicità, quindi un qualcosa di background me l'ero portato, ma nella poesia non si era mai vista una cosa del genere, quindi il fatto di scoprire un qualcosa, hai detto bene, ti dà quel quid in più. Non si sa mai che Emil diventi il nuovo Morricone, perché... magari, non tocchiamo i sacri, no? Però non si sa mai cosa può succedere nella vita, no? Come diceva Forrest Gump, la vita è una scatola di cioccolatini, non sa mai quello che ti capita, no? È vero. Senti, tu, proprio per questa scoperta, questa nuova ricerca musicale nella musica classica, no? Hai già un'idea ben precisa quale strumenti utilizzare, magari stili da fondere? Ma in realtà ti dico, ti do un'esclusiva, mi sto avvicinando adesso allo studio del contrabbasso proprio, perché
siccome la base della musica moderna, come tu ben sai, è basso batteria, cioè ovvero tutto si fonde sul ritmo, su quello che è il ritmo, e io adoro suonare il basso e cantare, e ho puntato a questa cosa. Quindi in realtà, più che stili, mi sto avvicinando momentaneamente, cioè per il momento, a quello che è lo studio del contrabbasso, quindi dello strumento classico che più mi avvicina al suo corrispettivo moderno, fra virgolette. Beh, cioè, sempre. Non hai fatto altro che da orizzontale lo metti verticale? Magari, ma se... No, è differente. Ma magari, mi farò venire le tendiniti infinite per suonare il contrabbasso, perché siccome, come ben sai, le corde hanno una piccola distanza rispetto a quello che invece può essere la distanza su un manico comune di un basso. Cioè, è tutto un po' più grosso, no? E quindi, no, adesso al di là degli stili, sto ascoltando diverse cose, sto ascoltando da adesso tutti diranno, ma che cosa? Diverse cose da Bach a Gershwin, da Haydn a Rossini, cioè, sto ascoltando diverse cose perché appunto ho questa esigenza. E da lì carpisco, scrivo cose, prendo appunti, e appunto non so cosa nascerà, perché fra l'altro non è un discorso solo legato alla musica, ma legato anche ai testi, quindi bisogna vedere cosa ci verrà sopra a livello testuale. Perché appunto le leggo di tutto, cioè se vedi la mia scrivania in questo momento, c'ho da Ernest Klein, che è un autore che ha fatto Ready Player One, o non so se un recente film fantascientifico, a Hannibal Lecter, cioè qualsiasi cosa, io leggo un po' di tutto, sono veramente un po' pazzo da questo punto di vista, non ho freni, capito? Beh, posso darti una definizione, saresti il Carlo Cracco della situazione, che sta mettendo tanti di quegli elementi, sicuramente verrà fuori un qualcosa, no? Qualcosa di particolare. O se mi pagano come cracco, vado da Dio. Va bene. Ovviamente scherzo. No, fagli gli faresti la pubblicità della patatina, ma la patatina magari è quella rettangolare. Ah no, aspetta, lì c'è Gian Bastiani che sta proponendo i panini. Beh, ha saputo il peccato. Bisognerebbe fare una cosa, proprio perché sei di Imola, bisognerebbe che ti facessero testimonial della piadina romagnola. Beh, non è male, vedi, cioè, un tema sotto la pubblicità della piadina romagnola è fantastico. Sì. Senti, sulla musica, tu hai accennato proprio del discorso dei testi, no? Tu hai avuto delle collaborazioni, perché insomma ti conosciamo tutti, anche con Vasco Rossi, con Il Gallo, gente che ha nei testi delle loro canzoni, bam, l'immediatezza. Esatto, gli slogan, diciamo. Si può appoggiare su quello stile musicale che stai andando poi a creare, a lavorare? Allora, sulla metafora o sulla diretta? Beh, dunque, io come abbiamo accennato in trasmissione, sono molto, dipende da quello che scrivo, come abbiamo detto. Okay. Però c'è già qualcuno di incredibile che ha lavorato con la musica classica mescolata, diciamo mesciappata con il rock, che adesso è a livelli, cioè è ritornato in auge grazie al film che citammo in trasmissione, che abbiamo in Bohemian Rhapsody, che sono i Queen, quindi sì. Anche loro stessi hanno comunque affrontato cioè hanno avuto canzoni sia metaforiche sia dirette. Adesso non mi voglio mai rinchiudere all'interno solo di una tipologia di musica, cioè di stile, diciamo, perché se tu pensi a Vasco hai in mente quasi sempre, comunque come hai detto tu, degli slogan. Se pensi magari invece all'altro italiano che lo contrappongono sempre, che è Ligabue, hai in mente delle metafore. A me invece chiudermi solo in una cosa non mi piace.
piace, per alcuni potrebbe essere un fattore contro, perché comunque non ti identifichi in una cosa precisa, e come tu ben sai la pubblicità è l'anima del commercio e al contempo però deve essere diretta, tacca, riconoscibile subito. Però io sono un po' molto, insomma, un po' pazzo e non riesco a stare dentro una cosa, ho bisogno di persone che mi portino all'attenzione. Vabbè, perché mi perdo spesso a fare. Allora io stesso mi do delle botte in testa ogni tanto, dico ascolta devi fare questo, quindi a livello di testo però sono fra le due, sono portato quando creo una musica più ritmata e più veloce a fare degli slogan, quando invece il brano diciamo è più lento, più melodico, più portato dei temi complessi come può essere appunto, l'ho detto mi sembra già l'amore, faccio delle cose, cioè creo dei testi un po' più metaforici, però non è mai detto, cioè può darsi che si succeda il contrario, allora, chissà in dove caso... ci porteranno le vie della classica. Allora guarda, usiamo una metafora, no? In questa posizione tu ti ritrovi come il prete che unisce in matrimonio il testo e la musica, però sai, non quei preti che magari se li vedono già arrivare durante l'altare, è colui che organizza proprio il matrimonio, prende due persone, sai quei vecchi matrimoni combinati, certo, no? Certo. Però c'è bisogno della psicologia, perché metaforicamente sai, unire testo e musica non è sempre facile, ci sono state delle situazioni in cui magari hai detto beh sai, quel testo abbinato a quella musica forse potevo fare di più o potevo fare di meno. Dunque, allora, della metodologia di lavoro che ho negli ultimi 4 anni, 5 più o meno, in studio lì da Vasco con Venieri, con i loro musicisti, diciamo che ogni cosa, ogni brano che esce, ogni cosa ho sbagliato come termine, ogni brano che esce puntiamo al fatto che sia perfetto, cioè nel senso, adesso perfetto, la perfezione non esiste, però il discorso è che riguardiamo costantemente, ma anche per settimane, il testo, sia il testo che la musica, cioè deve essere talmente, deve soddisfarci a tal punto che diciamo quello è e non potrebbe essere in un altro modo, perché è da lì credo che si avvenga anche la definizione che ogni brano, già sentita e risentita, che ogni brano è un po' come un figlio, cioè tu lo vedi perfetto comunque, no? Alla fine, cioè, qualsiasi sia, anche nei difetti, no? Lo puoi vedere, lo vedi perfetto. E, le difficoltà, prima di ciò invece ho trovato difficoltà perché comunque io scrivo anche i testi, come penso che qualsiasi autore scriva tante cose di getto, no? Con quello che sente sul momento, quindi, e sia obbligato a doversi fermare, perché se no, se tu stai facendo altro ti sfugge, l'idea sfugge sempre, quindi sì. scrivo di getto, quando vado magari a riprenderlo a volte vado addirittura ad unire testi diversi con testi diversi in contesti, esatto, e anche con unendo addirittura brani diversi, quindi in realtà come ho detto prima, il famoso mashup, cioè l'unire, no? Succede anche con i testi, perché magari trovi un concetto che era interessante in uno scritto che ho fatto magari, che ne so, 8 anni fa, e un altro concetto che ci sta benissimo insieme ma è stato scritto ieri. Quindi io faccio anche questo, cioè ho migliaia di robe scritte per tutta la casa sparse e prendo e quando sono che devo comporre o devo scrivere, perché a volte hai anche ovviamente i termini, no? Non è che sfortunatamente in questo lavoro, cioè hai fortunatamente, è un lavoro bellissimo per chi lo fa, perché certo, comunque è un lavoro che scusate, che ti soddisfa anche personalmente, intellettualmente.
però al contempo hai anche dei termini di tempo, no? Delle scadenze. Quindi a volte sei costretto, diciamo, a mettere un attimo da parte quello che è l'ispirazione totale e rapportarla in un contesto lavorativo che detta così è brutto, però che ragazzi è pure quello, cioè, anche perché bisogna pur mangiare, no? Che scherzo. Soprattutto poi io che so di buona forchetta che si vede, detto, cioè. Allora guarda, proprio sulla scrittura dei testi, sai che io essendo giornalista, poi comunque anche scrittore, insomma, mi incuriosisce parecchio. Ti faccio due domande. La prima, se quando scrivi un testo è come per me nello sfogarmi e l'esigenza di uscire da un vortice sociale quotidiano, prendersi uno scranno e mettersi al lato del, immagina una tromba d'aria dove tutti circolano, certo, no? E tu, certo, hai bisogno di guardare, tipo guarda te dove sto io a vivere, quindi è proprio una tua natura, proprio di ferma un attimo, mi metto a sedere, o come su, per chi ama la montagna, si mette sulla cima della montagna e osserva in silenzio. E secondo, hai la percezione che quando scrivi non siano tuoi i testi, ma stai andando come una cassa di risonanza, come un'antenna, ad attingere in qualche libreria universale anche, e poi magari non ti ricordi cosa hai scritto dopo un quarto d'ora? Dunque, al di là che io mi senta mi sento un po' in chiamiamolo abbia il male di vivere, no? Chiamiamolo così, ovvero che comunque mi sento sempre un po' fuori da quello che è la società, quindi questo vortice lo vivo in certi frangenti bene, se sono completamente rilassato e non ho nulla da pensare, no? Quindi diciamo, se sono in vacanza, il vortice lo vivo, però lo guardo, esatto. E quando invece scrivo, sono, per unirmi anche alla seconda, già alla seconda domanda che mi hai fatto, mi sento con la sedia, come hai detto tu, ma all'interno del vortice, cioè una sedia ferma all'interno del vortice che prende da quello che gli sta circolando attorno per cercare di fermare il vortice. Cioè, qual è il discorso? Il senso è che secondo me la musica dovrebbe avere un ruolo di comunicazione e anche di istruzione per chi l'ascolta, perché ok, c'è il momento, la vita non è fatta però solo di appunto di divertimento, quindi la musica non deve essere solo relax sempre, cioè deve essere anche momento di comprensione, di apprendimento, di istruzione. Quindi ci sono i brani che sono adatti alla vacanza e i brani adatti per insegnare qualcosa. Secondo me in quel frangente lì si prende quello che in quel momento purtroppo, cioè per fortuna o per purtroppo arriva, cioè quello che la società ti dà è il fatto di, come hai detto tu, quando scrivi sei nel flusso, no? Un po' come il discorso dei déjà vu, che dicono che quando hai un déjà vu sei nel flusso, cioè ti sta esattamente succedendo quello che deve succedere. E quindi quando scrivo io sento quello, cioè sento che quello che sto scrivendo è quello che deve succedere in quel momento. Questo almeno è quello che provo io, poi magari per altri non è così. Insomma, un punto fermo dentro a questo vortice, di cui però ovviamente sono in ogni caso parte. Vabbè, certo, per forza. Sì, parte osservante. A me è capitata una cosa, e poi ti faccio questa domanda proprio se magari abbiamo la stessa percezione. A me è capitato di scrivere delle cose e come immedesimarmi in un albero e con la mano attingere dal profondo. Nel momento in cui le ho tirate fuori, ho avvertito uno stato di malessere, cioè contento di aver pescato nel profondo, però un po', non è che mi è un po' di inquietudine, sì, del fatto di aver tirato, di aver scavato troppo dal profondo. Ti è capitato in alcuni testi di aver scavato anche te nel profondo e poi metterlo a disposizione di tutti?
Beh, mi è capitato di scrivere cose che mi hanno fatto piangere, così non lo nascondo, non ho dei problemi a dire anche che il fatto che piango spesso, che credo che sia uno sfogo. Anche me, anche io. No, perché sai, tanta gente ha problemi a esternare la propria emozione. Di maschilismo, sai, vabbè, sì, c'è l'uomo. Sai, il maschio deve... forte, cioè queste cose allora, lì. Guarda, Vasco in una canzone disse: anche i duri piangono, no? Esatto. Quindi. No, esatto. Però in un'altra dice smettila di piangere. Okay. Beh, vabbè, cioè, se piangi troppo, ti due... farò. Non però, ci sono l'altro. Però no, questo il senso è assolutamente questo. Cioè, tu vai a, quando scrivi, comunque vai a scavare nella tua profondità, come hai detto tu, quindi è un albero che va con le proprie radici a succhiare dal terreno, no? L'importante è che vai a succhiare il giusto, cioè non arrivare a un punto a diventare matti, cioè da impazzire, no? Perché se arrivi, cioè se ti estranei troppo da quello che è la società, che è un po' il discorso che abbiamo detto prima, cioè puoi essere... puoi sentirti un po' puoi sentirti non parte della società fino a un certo punto, perché comunque sei figlio del tuo tempo, come tutte le persone che viviamo. Quindi andare a scavare troppo magari ti porta a riflettere troppo su te stesso, e allora o sei un monaco tibetano che ci può anche stare, che riflette molto, che però fai delle proprio musiche mononota, però sai, esatto. Però no, scavare, adesso l'ho presa nel ridere perché io mi piace molto, insomma, essere ironico per temperare i dolori della vita. Però sì, certo, è una cosa che ho provato più volte, questa, cioè quella di comunque dover scavare nel profondo per andare a comunque nei dolori personali anche, cioè nel senso, molte volte scrivo delle cose in modo impersonale, ma che in realtà sono dolori o comunque cose che ho provato personalmente e che mi hanno lasciato un segno profondo. Questo ovviamente ti fa piangere, ti svuota anche in quel momento, quindi ti porta dei momenti di depressione artistica anche a volte, cioè ti porta verso delle strade a volte buie, però l'importante è che avere non solo coscienza di sé o di quello che si fa, ma avere anche delle persone vicino che ti danno forza, che non devono, perché non è la folla che ti dà forza, secondo me, ma sono quelle due o tre persone che ti conoscono. Le frasi sussurrate nell'orecchio. Assolutamente, quelle cose lì ti danno la vera forza di vivere, di combattere i demoni interiori, diciamo. Mm-hmm. Questo insomma è un po' quello che mi succede quando scrivo di cose molto personali. E potrebbe essere anche un fattore che hai detto una cosa sacrosanta, lo svuotarsi, no? Noi ogni tanto abbiamo sentito che qualche artista ci rimane e tenta il suicidio e alcuni ci riescono pure. Non è che hanno dato troppo di se stesso. No, la domanda era questa: non è che proprio nello svuotarsi hanno dato troppo di se stesso e sono rimasti senza? Ma credo questo, è un po' come il comico triste, no? Che nella realtà è triste, il clown, no? Scusami, adesso abbiamo fatto la metafora del clown. La problematica adesso della società, secondo me, è proprio quello. Il fatto di avere tantissimi input, tantissime informazioni che ti circolano attorno, e tanti artisti sono molto fragili, perché sono talmente sensibili, talmente esternano talmente tutto, danno talmente se stessi al 200% e magari vengono ripagati con insulti, offese, che schifo di roba hai fatto. Cioè, allora adesso, secondo me questo è il problema, che dopo quella fragilità si ripercuote in determinati gesti, perché magari non hanno persone vicino che li conoscono proprio per quello che sono, ma le sono vicine solo per il ruolo che hanno nella società. La stessa società però al contempo è quella che su Instagram, su Facebook, sui social distrugge in realtà queste persone che vivono della, fra virgolette, approvazione, perché loro stessi danno tutto il loro
chiamiamolo amore in senso lato, al pubblico, alla gente. Comunque sono un canale, tornando ancora a quello che abbiamo detto prima, veicolano comunque un messaggio, qualcosa che altri non sanno veicolare perché sono più sensibili, hanno molto di più dentro di sé, veicolano qualcosa che serve al bene comune e vengono ripagati con delle mazzate. Quindi secondo me questo è il problema di quegli artisti che si sentono comunque, o che arrivano a gesti estremi, come possono essere stati negli anni il famoso club dei 27, sì, da Kurt Cobain a Amy Winehouse, che poi ovviamente si vanno a buttare in situazioni estreme, quindi abuso e strauso, abuso di alcol, droghe, eccessi, per dimenticare comunque il male che alla fine c'è nel mondo, no? Quindi è sempre una linea di confine, cioè molto un borderline, che bisogna starci molto, bisogna essere borderline, non è così semplice. Quindi sai, quegli artisti lì sono interessanti e piacciono a tutti perché c'è la famosa, no, il morto giovane, il mito del morire che esiste dai tempi, capito, di Achille, il morire giovane che rimane per l'eternità, no? Però comunque, cioè, la vita è una, almeno per quello che ne so. Poi sono pronto a essere smentito quando farò il passo, però uno cerca di godersela il più lungo possibile. Secondo me, capito, il godere secondo me è altro, cioè non sono le droghe, non sono sicuramente gli eccessi, ma è il bacio della persona amata, la carezza data al figlio, ascoltarsi una canzone in mezzo a un prato guardando le nuvole. Queste secondo me sono le cose belle, no? Senti, proprio di questo aspetto qua, no? Secondo te il manager e la band hanno un ruolo chiave in tutto questo? Perché il frontman è quello che tu hai detto, è quello che scrive, cioè a volte è quello che scrive, il più sensibile, quindi quello che si espone. Il manager e la band, paragonandola a una squadra di calcio, potrebbe essere come l'allenatore e la squadra, che sono tutti coesi e i loro panni li ripuliscono nello spogliatoio e difendono il capitano. Allora, beh sì, come tutte le situazioni in cui c'è un gruppo di persone che lavora, puoi naturalmente fare, secondo me, assolutamente, come hai fatto tu, un paragone calcistico o comunque sportivo. Sì. Allora, alla fine il manager ovviamente crea quello che può essere può dare la tattica di come bisogna comportarsi sul palco scenico, no? Contro il pubblico, che alla fine il tuo avversario da un certo punto di vista diventa il pubblico. Se tu giochi bene, il pubblico approva; se tu giochi male, la volta dopo sul palco ci sei solo tu e non giochi più e passi nella categoria inferiore o comunque non vai su. Quindi no, assolutamente il paragone secondo me calza tantissimo. E ovviamente la band è una famiglia anche quella, quindi io ho sempre cercato di ho suonato con tantissimi musicisti, ma tanti, ma perché sto tuttora andando alla ricerca di una famiglia. Perché suonare insieme comunque per tanto tempo crea un tipo di affiatamento, no? Io faccio, cioè secondo me ad esempio se tu hai tanti talenti ma ognuno gioca da solo, no? È come se, non so, prendiamo in Italia la Juve ha preso Ronaldo, adesso usiamo l'esempio della Juve. La Juve ha preso Ronaldo, però se Ronaldo gioca da solo è 1 contro 11, quindi da solo può essere il fenomeno che vuoi, cioè, porta o stai in attacco, Che cambia le partite proprio da soli, forse ho visto solo Maradona giocare. Sì, però sai, hai capito cosa voglio dire? Ogni 2000 anni, però sì, bravissimo. O sei Flash, che riesce a essere dappertutto, che e si mette nel calcio. Sì, Flash è l'unico che potrebbe ricoprire tutti i ruoli nel gioco. Tutti i ruoli, o se no, comunque, hai bisogno alle spalle di una squadra, di una famiglia che lavori con te
insieme a te e per, visto che comunque ad esempio hai giustamente fatto il ruolo del frontman, che è quello che canta, e lavori per te comunque per dare alla fine, portarti a fare il gol, cioè quel che il calciatore poi fa il gol. Quindi se la band suona bene, come hai detto tu, io esco col nome di mio padre, non esco col nome di una band, quindi non è i Rolling Stones, adesso sì, sì. Ma è mio padre. Quindi se la band suona male o comunque se ne frega di quello che sta succedendo sul palco, e mio padre fa schifo. Se invece la band, cioè capisci, ha un ruolo un po' particolare, no? Allora, è lo stesso ruolo che gioca il titolo TV quando è in diretta streaming, che se però non va bene la connessione, non prendetela col titolo TV. Però guarda caso, la gente si incazza con noi perché dice non si vede, sì, ma noi ci appoggiamo a delle reti telefoniche, che se le reti telefoniche non vanno bene, te voglio. Cosa ci possiamo fare noi? A meno che non incominci a uscire fuori tu munito di una parabola e come un rabdomante cerchi la connessione più dritta. Vabbè, ma quelli sono aspetti tecnici. Sì, hai detto un esempio calzante. In musica vale la stessa regola del calcio: squadra che vince non si cambia? Squadra che vince non si cambia, lì è un discorso particolare, perché comunque regandoci prima anche lì è il discorso della famiglia, no? Se tu hai un giocatore bravo, molto bravo, bravissimo, che però fa vedere che è un bravo, fa vedere al pubblico che è un bravo giocatore, che nel campo eccetera eccetera, così, ma non fa spogliatoio, alla fine si fa fatica a lavorare insieme, no? Cioè tu puoi essere tecnico quanto vuoi, ma è bravissimo quanto vuoi, però o si lavora con dei turnisti, allora è un altro paio di mani, che tu sai già che comunque arrivano dei turnisti, quindi non è richiesto da parte di chi fa la domanda lavorativa un rapporto umano, chiamiamolo così, quindi cioè solo dobbiamo lavorare in questa serata, chiuso, basta, punto, finito, okay. Oppure appunto come hai detto prima si fa una band, cioè si fa, anche se c'è il nome singolo, c'è un gruppo di persone. Quando in questo gruppo di persone uno di quei giocatori non trova il suo spazio, perché magari non è colpa sua, adesso non voglio dare la colpa alla persona in sé, ma non trova la sua dimensione all'interno di quella che è la squadra, cioè, quanti calciatori ci sono arrivati da noi come fenomeni che hanno fatto una stagione e sono tornati all'estero, perché probabilmente non hanno trovato. Guarda, ne avevamo uno anni fa giù a Lecce, quello che mi viene in mente adesso, perché poi c'è, che l'avevano presentato come un fenomeno da 400 gol, l'unico rigore che dovette battere contro il Foggia lo fece talmente lento che il portiere riuscì a tuffarsi, ad alzarsi e a prendere la mano in palla. E sono capitati tanti. Ci posso assicurare che sembrava la moviola in campo in real time, non abbiamo capito, ma dai, faceva qualche effetto clinico. No, comunque assolutamente il paragone è calzante, no? Ce ne sono tanti di questi, insomma, di calciatori arrivati da noi, come mi ricordo Edmundo alla Fiorentina, non so, o Animal, che ha fatto una stagione poi, insomma, poi l'abbiamo tanto. Guarda, io starei ore e ore a parlare con te, Emile, perché è veramente piacevole, poi magari vediamo di rivederci in un'altra circostanza. Ti chiudo facendo un'ultimissima domanda. Ogni esecutore musicale è come se fosse un'entità singola, no? Ok. E segue un suo percorso artistico musicale. Una canzone, un album, può essere una strada percorsa assieme verso una meta definita con un gruppo di amici? Allora,
quindi uno può risponderti o in modo molto veloce con l'unione fa la forza perché alla fine è un grande classico, però comunque alle spalle di un disco non c'è solo l'artista in sé, quindi è sicuramente un lavoro percorso con un gruppo di amici e creato comunque da tante persone, perché quello che si fa, che non si fa mai, ad esempio quando si compra un disco, allora una volta si faceva di più quando c'era il culto della musica, cioè sì, fino agli anni, primi anni 80, diciamo metà anni 80, che c'era ancora il vinile, quindi sì, ed era un oggetto, era un oggetto il vinile, cioè era bello. Cioè è bello tuttora, cioè, perché e te lo curavi prima che si rigasse, assolutamente, pulivi col pannettino, quindi al 100%, quindi cioè, il culto cosa ti faceva fare? Ti faceva, come hai detto tu, pulire il vinile, stare attento che non si rigasse perché poi il disco saltava eccetera eccetera eccetera. Al contempo cosa c'era? Il culto del fatto che quando tu aprivi andavi a leggerti, a vivere quello che era il vinile, non solo musicalmente, che già il fatto che il vinile non potesse come ora andare avanti come un CD o un MP3, quindi tu ti ascoltavi dalla prima, seconda, terza, quarta traccia, quindi ti vivevi la musica come doveva essere vissuta, quindi ascoltando veramente. In più andavi a vedere chi aveva creato quel disco, cioè andavi a leggere i nomi, almeno quella è una cosa che io facevo. Il CD invece è diventato talmente di consumo, e l'MP3 addirittura è stata la morte totale, talmente di consumo che non sai neanche più chi sono gli esecutori, cioè prendendo ad esempio, visto che abbiamo citato Vasco eccetera eccetera prima, se prendiamo Vasco Rossi tutti sanno chi è appunto Vasco Rossi, ma se vai a chiedere, a parte i suoi fan sfegatati, chi siano gli altri musicisti che sono con lui sul palco, a parte che ne so il Gallo, perché il Gallo è ormai un'istituzione anche lui, fai fatica a trovare chi sa tutti i nomi dei componenti della band, comunque di tutti coloro che hanno partecipato, a chi scrive i testi insieme a Vasco, cioè un Tullio Ferro magari, che a chi fa parte della musica dell'ambito musicale sa chi è, magari a un ascoltatore comune non lo conosci, e questo secondo me, i grandi del passato, i grandi nomi, i grandi anche scopritori di talenti del passato, adesso non ci sono più per questo motivo, perché comunque è diventato tutto un consumo, quindi questo il progetto del CD o del vinile, comunque dell'album in sé, per chi è all'interno del campo musicale è comunque un lavoro di famiglia, cioè comunque un lavoro di amici creato da persone che si confrontano, quindi che hanno a loro volta una crescita personale e che creano un prodotto che alla fine soddisfa, secondo la mia opinione, il gusto un po' di tutti coloro che ne prendono parte, quindi ognuno ci mette la propria qualità, idea e intelligenza musicale per creare questo prodotto che alla fine soddisfa un po' tutti, chi più chi meno, però comunque si soddisfa. E da parte dell'ascoltatore tutto ciò ormai è sparito, infatti attualmente vedi molte meno quello che c'era negli anni 70, che erano le rock band, le grandi band che c'erano negli anni 70, adesso ci sono meno, ma perché poi in quegli anni c'era il senso di comune, cioè di unione, quindi le band andavano per forza, perché ci si riconosceva non per forza nel cantante, no? Nel frontman, c'era chi amava il chitarrista, no? Cioè ci si riconosceva magari, sì, capito? Faccio un esempio banalissimo, i primi accordi della chitarra di mi sfugge il nome, degli U2, Dio mio, anch'io adesso in questo momento al vuoto. Vabbè, i primi accordi della chitarra, ragazzi, degli U2 tu li riconosci subito. Sì, perché tu sai che comunque quella chitarra lì è la sua, cioè un arpeggio semplice. Sai cos'ha? Anche le sonorità, cioè sì. Tu sai.
tu sai subito che quella lì è il suono della chitarra degli U2, cioè non c'è un altro che suona così, no? Così. Non c'è un altro che suona come The Age. Ecco, dieci. non mi viene il nome preciso, però The Age. Tu sai che The Age suona così, cioè tu sai che quella è la sua sonorità, che è il suo modo di suonare, il suo modo di esprimersi. Un altro gruppo potrebbe essere i Coldplay, hanno una bella marcatura. Coldplay, però. Assolutamente. Loro hanno lanciato, fra l'altro, uno stile, cioè il modo in cui suonano i Coldplay non per niente hanno fatto successo mondiale, no? Queste melodie, cioè andare a riprendere un po' la melodia che un po' mancava, no? L'utilizzo delle corne musa, no? L'utilizzo anche, esatto, di strumenti comunque che fino ad allora si erano usati in altri generi, ma non si sono usati lì, cioè sta sempre lì l'alchimia, esatto, di un gruppo, riuscire a trovarsi ognuno con il proprio vissuto, il proprio percorso, a unirsi e trovare un fine comune, no? una direzione che sia quella, no? Cioè, adesso hai detto gli U2, cioè, appena senti Bono cantare, cioè sotto Bono, sotto quella voce lì, come hai detto tu, ci può essere solo quella chitarra lì, sì. Sotto la voce di Vasco ci può essere solo il basso del Gallo, secondo me, poi ognuno dirà quello che vuole, però. In alcune canzoni l'ho apprezzato anche il sassofono, ci sono certe canzoni su Vasco Rossi col sassofono che rimane, beh, nella storia. Lì c'era Andrea, adesso Andrea sono un paio d'anni che non lavora più con Vasco, magari per scelte che non sono solo legate al discorso familiare o comunque di gruppo, ma anche magari per un discorso lavorativo, però comunque Andrea dall'85, se non sbaglio, fino fino a 2 anni fa ha creato delle linee di sax bellissime, cioè ci sono dei brani tipo La Noia, che ne so, anche Toffì. Ci sono dei brani incredibili in cui c'è il sax sotto, in cui il sax è elemento fondamentale di quello che è il brano, cioè se tu gli togli il sax, quel brano lì non è la stessa cosa. E poi ovviamente senti chi lo suona, cioè nel senso come abbiamo detto prima, se lo suona qualcun altro quel sax lì non ti arrivano le stesse sensazioni, perché oltre a chi lo suona, tu sai che dall'85 al 2016 queste persone hanno lavorato e vissuto insieme, e quindi c'è tutto quel percorso, quella emotività sul palco, riconducendoci al discorso di prima della famiglia, della squadra di calcio, eccetera. C'è tutta un'emotività di lavoro, di gruppo insieme, che che esce quando sei sul palco. Quindi se tu metti un elemento adesso che non ha mai lavorato con loro, magari è bravissimo, è tecnico, tutto quello che vuoi, però senti che si stacca, cioè senti che c'è qualcosa che non è parte di quel mondo lì. Io almeno a me arrivano queste cose in tutto, poi secondo me è così, insomma. È come aprire un libro di Stephen King, cioè un romanzo horror di Stephen King o un romanzo horror di un altro autore, cioè tu sai già che Stephen King, almeno a me personalmente, mi porta in quel mondo lì, perché scrivi in quel modo lì. Se io inizio Stephen King, inizio a leggere un libro, ci metterò anche 4 ore, ma non riesco a non smettere di leggere finché non arrivo alla fine. E secondo me questo vale anche per un concerto, da persone che comunque sono in determinato modo e che ti danno certe emozioni, ma vale anche per una partita di pallone, cioè per una squadra che gioca in un determinato modo, che c'è una canzone, mi sembra, degli 883, se non mi sbaglio, di Max Pezzali, che diceva che spettacolo quando giochiamo noi, che era un paragone calcistico. Sull'amicizia, che sarà rimasto contento con ieri l'altro giorno quando ha vinto l'Inter
il derby di San Siro, che è l'Inter che vince a me. Cosa non sarà contento? Io ricordavo che lui era interista. Sì, sarà rimasto contesto. Guarda, Emile, è stato veramente un enorme piacere approfondire, parlare. Possiamo dirlo tranquillamente, non c'eravamo preparati assolutamente nulla. Assolutamente, cioè, ma io adoro parlare con te per questo, perché c'è questo scambio di idee, di informazioni, di vissuto. Questo è il bello, secondo me. Non so se neanche definirla un'intervista, perché ci mancava solamente due cocktail qui sulla scrivania, poi stavamo tranquilli. La prossima volta che ci vediamo, facciamo al bar direttamente. So. Non le interviste, però lì magari non le facciamo, non le rendiamo pubbliche, certo. Grazie, cioè, c'è, ancora. C'è sì. Quello che si può dire, quello che non si può, cioè nella vita c'è anche quello. Perché poi se scavi troppo nel profondo e lo butti fuori, è un arma doppio taglio. Va bene, sta attenti. È tutto scritto, è tutto fotografato, come dice Vasco. Vedi? Tutto scritto, grande tutto. Grande modello, bellissimo. Grazie ancora, Emile. Noi grazie, Donato, presto. Grazie a te. E a prestissimo. Ciao a tutti. Ciao.